grazie a tutti per essere venuti qui oggi, questa manifestazione per ricordare il sacrificio di un magistrato e degli uomini della sua scorta, perché di sacrificio si è trattato. Sia Paolo Borsellino sia le persone che lo accompagnavano quel giorno sapevano a che cosa stavano andando incontro, eppure non hanno girato la testa dall'altro lato, lo sapevano perché qualche giorno prima era morto un altro magistrato con la moglie, con altri uomini della scorta. La voce di Borsellino non c'è più, però momenti come questi servono a ricordare quello che ha fatto, e anche grazie ai momenti come oggi, momenti di ricordo, di testimonianza nei confronti di persone che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato, per far rispettare le regole all'interno del nostro paese, che continuiamo a sentire la voce di queste persone. Non si chiama più Borsellino la persona che parla, ma la voce di Borsellino la sentiamo nelle parole di tanti magistrati, di tante persone delle forze dell'ordine, di tanti cittadini onesti che già da quel giorno hanno deciso di dire no alla mafia, alla criminalità organizzata, assumendo un atteggiamento di dignità, tenendo la schiena dritta. Ieri ho incontrato il ministro della pubblica istruzione e ho presentato al ministro un progetto di legge che è sostenuto da tutti i sindaci italiani, che prevede l'introduzione non dell'ora di educazione civica, ma dell'ora di educazione alla cittadinanza, che è un modo diverso di affrontare il rispetto delle regole, il rispetto reciproco, il rispetto del bene comune, lo studio della Costituzione. I ragazzi così potranno capire che hanno dei diritti e magari non avranno paura e non gireranno la testa dall'altro lato, così come ha fatto Borsellino, così come hanno fatto le persone della sua scorta quel giorno e così come fanno per fortuna la maggior parte, tantissime persone all'interno del nostro paese. E quindi quell'incontro che ho avuto ieri con il ministro della pubblica istruzione, che mi ha portato a parlare con lui di educazione alla cittadinanza, stamattina mi ha portato a pensare alle tante persone che magari senza aver fatto l'ora di educazione alla cittadinanza ogni giorno si battono per il rispetto delle regole e per il rispetto della legalità all'interno del nostro paese. Oggi abbiamo fatto questa manifestazione sobria, come vogliono i figli del magistrato Borsellino, la sobrietà che era la cifra della sua vita, del modo in cui lui si comportava. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi oggi.